Fuotti nella notte ad Albosaggia, ricordando Lisa. Era tutto buono allora, sapori antichi. Nuovi piloti all'aeroclub di Caiolo. Slalom alle piramidi, la corsa contro la SLA. Questi i titoli di Telesondrio News. Benvenuti! Brutta sorpresa per i titolari di due esercizi ad Albosaggia, che sono stati rapinati nel corso della notte. I dettagli nel servizio. Albosaggia di nuovo nel mirino dei ladri. Nella notte i malviventi hanno preso di mira nuovamente la cartoleria tabaccheria Peter Pan di Fabrizio Paganoni e la vicina impresa idraulica ed impianti elettrici di Angelo Gotti, situate lungo via Porto. Il modus operandi è identico al colpo messo a segno negli scorsi anni. Un buco nel muro, questa volta sul retro, per accedere alla struttura e con l'aiuto di un piccone sono riusciti a sfondare anche una parte del soffitto per accedere direttamente nell'esercizio, senza prima dimenticare di strappare tutte le telecamere di sicurezza, disattivando l'allarme. Un colpo studiato nei minimi dettagli che ha permesso ai ladri di poter agire indisturbati, lasciando ai titolari, giunti al primo mattino, l'amara scoperta. Per la seconda volta in 3 anni sono entrati, mi sono accorto come l'altra volta, stamattina all'apertura alle 6 ho trovato la brutta sorpresa. Sono arrivati i ladri, mi hanno rubato un furgone, un po' di materiale e basta. Non sono riuscito a capire tutto perché c'è un po' di casino. Non è un buon risveglio, L'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Sondrio, impegnati nei rilievi del caso per poter individuare i responsabili del colpo, che si sono portati a casa un bottino piuttosto consistente. Ma così da una prima analisi, le sigarette tutte, i gratta e vinci e qualcos'altro che al momento non sappiamo ancora. Possiamo quantificare almeno in 20.000 euro come minimo, dopo i dati precisi li avremo quando possiamo visualizzare i terminali. Il valore è un furgone, un Mercedes Vito del 2010 e un po' di materiale, il materiale sarà 3 o 4 mila euro, 5, su di lì, e il furgone è una decina. Siamo un po' a disagio con i mezzi, perché non tanto quanto per il materiale, ma perché lavorando in quattro, con un mezzo in meno, cioè in un periodo così stiamo lavorando in pieno in inverno, quindi non è che non saprei, cioè ci dà un po' di disagio, ecco. Dati che fanno riflettere quelli relativi al quadro demografico 2015 della città di Sondrio. Il capoluogo infatti registra un calo di residenti, 21.778 contro i 21.891 dell'anno precedente. Dai dati emerge un aumento progressivo delle percentuali di adulti e anziani sul totale dei cittadini. Il 47% della popolazione ha infatti tra i 26 e i 60 anni di età, mentre gli over 61 sono il 31% dei sondriesi. I bambini fino ai 6 anni sono il 5%, 517 contro i 501 censiti nel 2014. Se l'è vista brutta un autista del camion che nella tarda mattinata di oggi ha rischiato di rimanere incastrato tra le barriere del passaggio a livello di Montagna in Valtellina, che permette di accedere alla zona industriale di Sondrio. Il mezzo pesante di targa straniera, per evitare di rimanere sui binari, ha divelto la barriera che è stata successivamente riposizionata dagli addetti di Trenord. Ritorna la giornata di studi in ricordo di Lisa Garbellini, giunta alla sua 4ª edizione. Ricordare, premiare, valorizzare. Sono queste le parole chiave della 4ª giornata dedicata a Lisa Garbellini. L'evento commemorativo, legato alla memoria della giovane ricercatrice sondriese scomparsa nel 2011, è diventato ormai un appuntamento di primo piano per la comunità cittadina, durante il quale personalità del mondo accademico si confrontano su temi di grande attualità. Un'occasione per portare avanti i progetti di Lisa, come mette in luce il fratello Francesco. Questo evento, ormai giunto alla 4ª edizione, ci aiuta in due modi. Uno è a ricordarla come persona, e quest'anno in particolare ci saranno proprio delle testimonianze di amici, quindi personali, che condivideranno appunto tante esperienze vissute con lei. E poi invece c'è l'aspetto più di portare avanti quelli che erano gli interessi e
le attività che svolgeva in IRE al Persaf e quindi a supporto del territorio. L'appuntamento di quest'anno, che avrà luogo venerdì 2 dicembre presso la sala consiliare della provincia, dal titolo Dal consumare al generare, pone al centro tematiche di stretta attualità, foriere di spunti di riflessione sullo stato attuale del nostro sistema economico e sociale, come sottolinea Bruno Di Giacomo Russo, direttore dell'Osservatorio sulla Valtellina. La scelta sul titolo e il contenuto della giornata parte sempre dall'intento di valorizzare gli studi sulla Valtellina. L'idea è quella di ragionare su quelle che possano essere le prospettive per un sistema di generatività sociale, un sistema che si basi sui legami sociali come fonte di sviluppo economico e sociale. Anche quest'anno tanti i partner pronti a supportare questo progetto, tra cui l'amministrazione provinciale, la cooperativa sociale Ippogrifo, Banca Popolare di Sondrio, Banca Credito Valtellinese, BIM e CISL. La collaborazione di CISL, come per gli altri anni, consisterà in offrire un tirocinio formativo a questi giovani per dare valore alle loro tesi, ma anche per dare valore ai loro profili, per fare in modo che anche il territorio venga sviluppato attraverso le loro capacità, le loro conoscenze e i loro studi. Nel corso della giornata di lavori, durante la quale interverrà anche la sociologa Patrizia Cappelletti con una disamina approfondita sulla prospettiva offerta dalla generatività sociale, verrà anche presentata la rivista Percorsi Valtellinesi 2016. La manifestazione si concluderà con la proclamazione dei vincitori del premio di laurea, che avranno la possibilità di presentare al pubblico il frutto del proprio lavoro di ricerca legato all'ambito locale. La sede della Polizia Stradale di Sondrio potrebbe trasferirsi presso il comando dei Vigili del Fuoco del capoluogo. L'ipotesi è stata valutata stamane nel corso del vertice intercorso in prefettura tra il rappresentante del governo Giuseppe Mario Scalia e le varie autorità del territorio. Nel frattempo, l'Agenzia del Demanio ha garantito di effettuare gli appropriati sopralluoghi per verificare il possibile trasloco, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza logistica ed organizzativa dei due organismi. I sapori di una volta si riscoprono grazie alle Argonaute. Sono testimonianze dal grande valore antropologico e sociale, che rievocano con delicatezza un mondo di sapori e tradizioni lontane, quelle al centro del documentario Era tutto buono allora, cibi semplici per una valle alpina, proiettato sabato scorso durante l'omonimo convegno che si è tenuto presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese. Promosso dall'associazione Argonaute, che torna a raccontare il mondo delle donne di un tempo, il documento si propone di riscoprire le radici della nostra civiltà alpina e contadina attraverso storie femminili. Non solo mogli e madri, ma pilastri della famiglia tradizionale. Dopo le contadine, le levatrici e le maestre, l'associazione femminile ha scelto di narrare l'economia familiare di un tempo. Il pubblico accorso alla Sala Vitali ha così potuto scoprire 9 vicende umane raccontate dalla viva voce delle protagoniste. L'incontro ha visto gli interventi di Paolo Corvo, docente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, e Aldo Bonomi. Il sociologo ha offerto all'uditorio un'attenta disamina della società di un tempo, i cui echi risuonano ancora all'interno delle dinamiche di un mondo in cambiamento. È un grande momento di riflessione che va diviso in due. Non vorrei che la grande capacità di rappresentare una storia con delle interviste in profondità molto belle, oserei dire da antropologhe o antropologia della civiltà materiale, inducesse solo un sentimento di nostalgia. Credo invece che sia molto importante capire che se noi partiamo da questa dimensione di storia e di memoria, capiamo come all'epoca della scarsità, e quindi tutte storie di scarsità ci sono state raccontate da questi testimoni o da queste testimoni. Storie di scarsità che vanno portate dentro la modernità, perché a mio parere se allora c'era la scarsità, oggi sono i tempi della sobrietà. Chiuderanno il 30 novembre le iscrizioni per i corsi di inglese organizzati dal Comitato per il Gemellaggio del Comune di Morbegno. Alle lezioni di Conversation e Practical English, con compresenza di insegnanti madrelingua, si aggiunge quest'anno il corso di Business English, più orientato al mondo del lavoro. I momenti didattici prenderanno il via martedì 10 gennaio 2017.
Per iscrizioni e informazioni è a disposizione l'indirizzo email gemellaggio@morbegno.it o la pagina Facebook Comitato per il Gemellaggio Morbegno Lumberies. L'Aero Club di Caiolo si espande sempre di più, ma vediamo i dettagli nel servizio. Tempo di festeggiamenti per l'Aero Club di Caiolo. Quattro nuovi piloti sono entrati a far parte del sodalizio valtellinese, ha commentato il direttore della scuola di volo Sergio Scaramuzzi, ma nonostante il numero esiguo, il lato positivo è che questa passione sta coinvolgendo sempre più giovani. Purtroppo anche il mondo del volo risente di una situazione difficile, una crisi probabilmente economica e di passione anche, ma soprattutto economica, però abbiamo concluso bene con tutti i nostri allievi promossi. Il corso appena concluso ha visto fra l'altro il nostro amico e pilota comandante Guido, che ha solamente 17 anni, è uno dei piloti più giovani del corso, dei corsi che noi abbiamo avuto all'interno dell'Aeroclub di Sondrio. A fregiarsi dell'Aquila d'Oro sono stati Raffaella Del Molino, Marco Guerisoli e i giovanissimi Guido Palladini e Massimiliano Antoni, che hanno ricevuto la spilla di riconoscimento nel corso della cena sociale che ha riunito al tavolo tutti gli appassionati del volo, incluso il presidente del club Enrico Magini, che ha ricordato che le porte del gruppo sono sempre aperte. Auspichiamo in un turnover di gente valida e fresca di volo. Speriamo che proceda bene, adesso abbiamo tre persone, abbiamo altre tre persone in aspettativa, speriamo che il 2016-2017 come corso sia proficuo. Hanno ottenuto invece l'abilitazione al biposto Diego Togniela, Matteo Gotti e Johnny Nesa. E ora la linea passa ad Elisa Compagnoni per lo sport. Lo sport. Buonasera amici sportivi, questa sera iniziamo con la corsa. Grande partecipazione per la seconda edizione dello slalom alle piramidi di Scena Domenica a Postalesio. Non è bastato il cielo plumbeo e la giornata grigia a smorzare l'entusiasmo degli oltre 500 concorrenti che domenica si sono presentati ai nastri di partenza della seconda edizione dello slalom alle piramidi, la corsa benefica a sostegno di AISLA, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica di Scena a Postalesio. Un percorso duro ed impegnativo che attraversa gli antichi borghi della località valtellinese fino a raggiungere le affascinanti piramidi, i piloni di roccia naturali provocati dall'erosione dell'acqua. A primeggiare sui 9 km del tracciato Enrico Benedetti, che ha avuto la meglio sul padrone di casa Phil Gale, dominatore della passata edizione, e su Enzo Vanotti. Il percorso di questa gara è molto bello. Sapevo che c'è una discesa tecnica in cui Phil è molto più forte di me, quindi l'unica possibilità che avevo era prendere un po' di vantaggio in salita, e alla fine è andata bene, specialmente perché la gara è stata divertente, la pioggia non ha inficiato sulla scivolosità del percorso e ci siamo divertiti. Nella gara femminile invece dominio di Elisa Sortini, che si è imposta su Lucia Moraschinelli ed Enrica Mattaboni. Sono contenta di essere venuta anche quest'anno alla gara, avevo già avuto modo l'anno scorso vedere il percorso, mi era molto piaciuto e quindi ho pensato di venire anche quest'anno. Mi sono goduta il bellissimo percorso e è stata una giornata di successo anche questa. Grande soddisfazione per il presidente del CSI Postalesio Alessandro Citterio e per il rappresentante di AISLA Massimo Parolo, che hanno ringraziato tutti i concorrenti che in questo caso non hanno corso solo per se stessi, ma soprattutto per i malati di SLA. Parte del ricavato sarà infatti donato in beneficenza a sostegno della ricerca. Ed ora invece passiamo al rally. Marco Giannesini ha fatto centro ancora una volta. Il pilota valtellinese ha conquistato l'ennesimo successo di classe in occasione del primo Special Rally Circuit organizzato all'interno dell'autodromo di Monza. Vincitore di 3 prove speciali su 4 disputate, il portacolori della Top Rally ha relegato a 25 secondi il primo degli inseguitori, risultando inoltre 51esimo assoluto in una corsa infarcita di numerose top car e di ottimi piloti. Lo score di Giannesini è davvero notevole. Nelle 4 apparizioni in classe N3 in questo anno sportivo ha ottenuto 3 vittorie ed una seconda posizione. Ed ora invece passiamo alla pallavolo. 3 di vittorie nel weekend di gare in casa Oxinum. Ad imporsi sono state l'Under 13 Gammag, l'Under 18 Boomerang e la prima divisione impresa Regamonti. Non ha avuto invece fortuna nelle prime 2 partite della sua stagione l'Under 14 Andy Times, superata da entrambe le avversarie incontrate nel fine settimana.
partendo dalla formazione più giovane, la Gamma Garden 13 ha battuto senza troppe difficoltà la Nuova Sondrio Sportiva Volley nei termini del capoluogo. Anche il Boomerang Under 18 ha portato a casa 3 punti per la sua classifica, grazie all'affermazione per 3-7-0 sulla pallavolo Chiavenna. Bene anche l'Auxilium Impresa Rigamonti, che ha sconfitto per 3-7-0 la forte pallavolo Alto Lario, squadra ai vertici della classifica. Unica uscita sconfitta dei match del fine settimana è stato l'Handy Times Under 14, che domenica si è dovuta piegare per 3-7-0 alla pallavolo Alta Valle. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buona serata e sentirci domani.